Siamo alla Gamescom nel stand, in realtà giga stand di Asus, per vedere un pochettino delle novità presentate per tutti i segmenti dedicati al gaming. E direi che stiamo iniziando molto bene, perché qui di fianco ho una delle novità più interessanti che nemmeno al Computex eravamo stato in grado di vedere. Questo è un 1440p 480Hz. E lo so quello che state pensando: a chi servono i 480Hz? Beh, non lo so, però è molto 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 bello visivamente. Onestamente, proprio quell'apice che vorresti quando si parla di gaming e di monitor top di gamma. Sicuramente molto bello. Esattamente come per il Computex, ovviamente le punte di diamante, in questo caso per l'ambito dei monitor, sono OLED e QD OLED. Questa qui è una versione specificatamente OLED e arriverà sul mercato nel 2025. Ma ci sono veramente tantissime altre novità su cui dobbiamo un attimino fare il punto. Questo è uno dei prodotti che preferisco lato monitor, perché stiamo parlando sempre di tecnologia OLED, però non QD OLED ma WOLED. Leggermente più economica, quindi decisamente un qualità prezzo più interessante per la maggior parte del pubblico. 1440p 240Hz, con però una qualità visiva esattamente pari a quello che abbiamo visto fino adesso sul mercato. La cosa interessante oltretutto è che non è opaco ma è glossy, quindi di per sé mantiene proprio tutta l'immersività visiva che abbiamo visto fino adesso sulla zona dei QD OLED. Da tenere d'occhio assolutamente. Questo è un prodotto che già abbiamo visto al Computex e prima ancora al CES 2024. I nuovi monitor con dual mode. Cosa vuol dire? Che fondamentalmente il monitor può cambiare risoluzione e refresh rate dinamicamente senza perdere la qualità d'immagine, dando quindi la possibilità di giocare sia in maniera competitiva in 1080p con i 480Hz, sia in maniera, diciamo, magari più approfondita per single player o altre modalità in 4K a 240Hz. Cosa super interessante, questo è un OLED, quindi mantiene anche tutte le caratteristiche positive come tempi di risposta e input lag bassissimi, caratteristici di questa tipologia di pannelli. Questo è molto interessante e sicuramente lo vedremo a breve sul canale, però c'è una chicca, una novità veramente molto figa. Questa è la novità che secondo me farà gola a tantissimi. Stiamo parlando della stessa tipologia di dual mode, però con pannello LCD IPS. Questo vuol dire che ovviamente il costo sarà molto più accessibile e invitante per una fetta di giocatori maggiore. Cambiano leggermente le impostazioni per quanto riguarda il refresh rate, con un 4K 160Hz e un Full HD 320Hz. Però personalmente ritengo che entrambi questi refresh rate siano più che adeguati alle loro risoluzioni di riferimento. Ed è anche più interessante sicuramente per chi abbia una scrivania un po' più piccola, perché è un 27 pollici. Oltretutto questo aiuta sicuramente quando si passa in 1080p. Validissimo sotto questo punto di vista, sono veramente super curioso di provarlo. Oltretutto i nuovi monitor di ROG hanno il portatelefono, veramente comodo. Non te lo carica, però almeno ce l'hai lì bello comodo. Però qui sotto invece trovate una Type-C con power delivery, quindi eventualmente potete caricarlo da lì, molto interessante. Qui rimaniamo sempre nella fascia della mia risoluzione preferita, l'intermediaria tra il 4K e il 1080p. Il 1440p secondo me è la vera regina ancora per queste generazioni di schede video, almeno ancora per un po', per chi non si voglia approcciare verso il mondo delle top di gamma. Abbiamo un 360Hz QD OLED glossy, perfetto come dimensione, perché il 27 pollici è veramente quella che si sposa meglio con appunto questa risoluzione. Di per sé è uno dei monitor più interessanti in assoluto per, secondo me, la fascia dei QD OLED. Refresh rate anche esagerato, però chiaramente puntato a quello che è l'universo del competitivo, quindi di per sé molto molto valido a 360 gradi. Provate a giocare a giochi come Horizon Zero Dawn su un monitor del genere e capirete la vera differenza e necessità di avere un QD OLED bello a 360 gradi e a 360Hz. Le grandi battute. Questi li abbiamo già visti durante il Computex, sono le nuove versioni del ROG Arpe Ace, in questo caso in versione Extreme. Come potete vedere, la caratteristica più evidente è chiaramente la copertura in carbonio, sono riusciti a ridurre il peso, ma sicuramente una cosa interessante è la differenza qui sotto. Potete vedere che effettivamente hanno due tipologie di skate differenti, questi in vetro e questi invece quelli canonici. Devo dire, mouse molto interessante, attualmente il mio preferito ed è quello che uso tutti i giorni. Vederlo in una versione rinnovata che effettivamente mi migliori tutto, mi piace tanto. Ok, per quanto riguarda invece la parte delle tastiere, anche la Azov l'abbiamo già vista al Computex, sicuramente c'era più rumore e musica, però effettivamente rimane la stessa tastiera, lo stesso concetto. Aggiungono parti in fibra di carbonio, migliorano un pochettino e sistemano quelli che erano magari dei difetti della versione precedente, e di per sé è un simil custom molto interessante che vi porterò sul canale, ve lo prometto, anche perché sono stato un po' critico con la Azov, voglio vedere se questa Extreme insomma si redime in maniera completa. Comunque prodotto interessante da parte di Asus, sappiamo che però il
vero problema è sempre il prezzo, anche se chiaramente nell'ambito delle custom sono tutti un po' disposti a spendere. E adesso passiamo all'ambito delle componenti. Qui abbiamo un nuovo prodotto per quanto riguarda casa ASUS ROG con un nuovo 360 mm che ha alcune differenze interessanti. Prima di tutto le ventole, non sono più le classiche ventole da 25 ma passano a 30 mm, che è lo standard di mercato che si è imposto negli ultimi anni con capofila Fantex. Per quanto riguarda invece la parte estetica, la zona del water block non solo ha un monitor 60 Hz che effettivamente è meglio in termini di visualizzazione, ma hanno aggiunto anche tre zone laterali che erogano aria per aiutare la dissipazione dei VRM. Considerati i consumi degli ultimi anni di alcuni processori come anche soprattutto gli i9 e gli i7 di Intel, direi che è una soluzione validissima. Prodotto chiaramente principalmente estetica, aspettatevi un prezzo tosto. Come potete vedere, la nuova linea Extreme ha decisamente un design molto molto elegante, cioè a me piace proprio. Le nuove ventole devo dire che se le sono congegnate proprio bene. Loghino di ROG qui abbastanza visibile ma non troppo, l'estetica RGB c'è tutta e spessore da 30 mm che sicuramente aiuta tanto con la dissipazione, quindi molto positivo. L'unica cosa che mi fa sempre strano dei dissipatori nuovi a liquido è che ormai il water block è alto quanto un dissipatore ad aria, ormai dovremmo iniziare a considerarlo. Per il resto pompa Asetek Emma Gen 8 V2, nome abbastanza complesso, e il resto sono esattamente le stesse caratteristiche, più un monitor da 640x480, ovviamente del tutto personalizzabile, quindi fantastico, cioè per l'estetica ci sta. E chiaramente con l'uscita dei Ryzen 9000 vi starete tutti chiedendo: ma non arrivano anche delle nuove schede madri? Eccole qua, X870 e X870e. Qui abbiamo l'intera lineup di Asus, adesso ve la faccio vedere pezzo per pezzo, e hanno anche delle novità che devo dire vi fanno... ci sono delle differenze, adesso vi mostro. Allora, questa è una delle cose più interessanti e carine, guardate come si toglie l'SSD. Semplicissimo. Qui abbiamo anche una piccola aggiunta, questo qui è per adattarsi alla lunghezza dell'SSD, semplicemente si sposta al posto della vitina, veramente molto molto figo, te lo tiene in posizione. Qui abbiamo ovviamente l'attacco dell'M2 collegato direttamente alla CPU. Zona dell'input output, esattamente come con le X670, è molto ricca, abbiamo 40 giga e 10 giga di USB-C tripla, molto interessante, aggiunta finalmente del Wi-Fi 7 che effettivamente mancava con la nuova tecnologia che non necessita di avvitamento, semplicemente si inserisce. BIOS flashback, clear CMOS e tutte le altre cose a cui già siamo abituati, onestamente molto valido. Avrete sicuramente notato che in questa zona manca il piccolo attacco che permetteva di staccare la scheda video, ma perché hanno rivoluzionato la tecnologia, ora non serve più. C'è una tecnologia nuova e interessantissima per quanto riguarda l'attacco e lo stacco delle schede video. Letteralmente, se tu tiri da questo lato o dal centro, la scheda non si stacca, ma se tu la tiri da sinistra si stacca. Che figata! Non so spiegarvi quanto questa cosa sia utile per una persona che fa recensioni di schede video. Il sogno è bellissimo, grazie. E piccolo dettaglio che mi era sfuggito: le porte sono 2.5 e 5 giga. Hanno aggiornato anche la parte di LAN. Molto interessante. Sapete che io sono una perenne caccia di qualcosa da 10 giga direttamente nella scheda madre, già 5 molto molto valido. Seconda versione, un po' meno diciamo costosa, questa è la X870EE, esattamente come l'X670 e che già utilizzo per i miei test su AMD. Anche questa dispone della LAN a 5 giga, anche questa al Wi-Fi 7, quindi miglioramento sulla parte della connettività, e anche qui ci sono le nuove tecnologie tra cui appunto lo stacco facile della scheda video, l'attacco qui direttamente con una mano proprio semplice per quanto riguarda l'SSD. Però devo dire che la zona dei dissipatori proprio di queste memorie è un po' problematica, cioè ci sono tre dissipatori diversi tra di loro, è un po', non lo so, è particolare come scelta estetica per una scheda così bella avere una cosa così discordante. Per il resto rimane molto simile alla precedente, chiaramente con supporto diretto al Ryzen 9000. Questa è la X870F fascia media, effettivamente devo dire che mi piace di più della EE in questo caso, la coerenza estetica è decisamente migliore, guardate il dissipatore quanto è messo meglio, mantiene però sempre la funzionalità di push qua sul lato. Unica differenza, forse non troppo abissale per la maggior parte delle persone, è la presenza della 2.5 al posto della 5 giga, ma mantiene la doppia 40 giga sulla USB-C e la terza da 10, quindi di per sé l'offerta è molto valida, ovviamente del Wi-Fi 7. Personalmente l'X870F è probabilmente la più interessante delle tre, perché è un compromesso sicuramente in termini di prezzo, ma mantiene moltissime caratteristiche positive, probabilmente questa sarà una best seller. Oltretutto sono curioso di vedere il supporto alle RAM in termini di frequenze, altro come sarà e se aiuterà i 9000 a recuperare qualcosa in termini prestazionali. E poi fatemi sapere nei commenti se a voi piace questa parte di copertura dei
ORM dell'input output, perché a me fa impazzire, è bellissima. Qui invece versione bianca, questa è la A, che onestamente per me ha recuperato punti, soprattutto perché hanno fatto l'intero PCB bianco, cosa che per adesso avevamo visto mi sembra soltanto da Gigabyte, e devo dire molto simile alla F anche in termini di caratteristiche. Qui dietro rimane praticamente tutto uguale nell'input output, si potrebbe letteralmente considerare la versione bianca della F, perché alla fine sono molto molto simili. Come potete vedere, il confronto è veramente uguale. Avviciniamoci alla fascia media bassa, ma con un intruso. Qui abbiamo la TAF, che è sicuramente un prodotto che apprezzerete in molti, perché di solito il prezzo è piuttosto competitivo, va contro per esempio le Tomahawk DMSI. Di per sé estetica che è rimasta molto in linea con quanto abbiamo visto fino ad adesso, esattamente la stessa offerta delle altre X870. Se rimane sotto i 300 euro probabilmente darà concorrenza al mercato, perché comunque è anche una tipologia di colore ed estetica generale che entrano bene in tantissime build. Unica cosa che viene a mancare sono le nuove tecnologie, per esempio per il push qua dell'SSD, si ritorna alle classiche due viti, però per il resto è una scheda madre esattamente in linea con le altre. Oh, e qua abbiamo l'intrusa di cui parlavo, perché questa non è assolutamente fascia bassa. Top di gamma ProArt X870E. Come sapete io dispongo di una build ProArt super top e tutto quanto, ma Intel, e vorrei tantissimo passare ad AMD, questa è l'occasione. Connettività da 10 giga e da 2.5 contemporaneamente, tutte le nuove caratteristiche, anche qui abbiamo il push per l'SSD, la parte che si distacca facilmente per la scheda video, l'estetica di ProArt, tutte le caratteristiche positive. E oltretutto, come sapete, ProArt in realtà in fascia di prezzo si difende molto bene rispetto ai prodotti ROG, perché si posiziona decisamente meglio mantenendo però le caratteristiche delle loro top di gamma. Molto molto interessante, questa non vedo l'ora di provarla. In termini di estetica devo dire che è proprio bella, è proprio 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 bella. Non hanno sbagliato niente, a sto giro non hanno proprio sbagliato nulla. Qui abbiamo anche la nuova offerta per quanto riguarda il dissipatore di ProArt, in questo caso con alcune novità principalmente per quanto riguarda le ventole. Come potete vedere non sono più le Noctua che ci sono nel mio case, ma sono delle Alpha Cool. Design che non so se mi convince, ditemi la vostra nei commenti, ma personalmente forse preferivo le Noctua. Comunque muovono una quantità d'aria piuttosto ingente, si sente proprio anche qua dai lati come spira, ma mantiene comunque l'estetica ProArt molto semplice e minimale che ci garba tanto. Quindi probabilmente più che altro una versione aggiornata, migliorie in termini di dissipazione, ma non troppo lontana comunque, non si distacca dal concetto originale. Qui abbiamo l'offerta per quanto riguarda le ATX, molto molto simile alla MX 670EI, ma in questo caso è versione base, solo X870. Cambia leggermente la parte di dissipazione e di estetica, però per il resto rimangono tutte le caratteristiche che abbiamo già visto. Purtroppo, e fatemi sapere nei commenti se condividete questo pensiero, manca la parte di push, che secondo me invece sugli ETX è molto molto interessante, sarebbe stata bella da vedere. Conosco molta gente che ha spanato le viti di queste schede madri piccoline. Input output anche in questo caso molto molto generoso, 2.5 per quanto riguarda la connettività e 3 USB-C, a cui si aggiunge lui, probabilmente ve lo ricorderete dalle mie build ETX, è un piccolo hub con zona di controllo, BIOS flashback, veramente molto molto interessante, che si attacca sul retro del case. Qui dietro potete vedere che è magnetico ed effettivamente è una delle proposte più interessanti fatte da ASUS. Spero che arrivi anche in fasce un pochettino più basse di queste di ROG, pian piano che si stabilizzano i prezzi della produzione. Molto molto bene però. E adesso passiamo a un prodotto molto interessante. Come sapete sulla Terra non esistono soltanto persone piccole, ma anche persone molto molto grandi, e finalmente abbiamo degli switch adeguati per chi appunto soffra dell'avere le mani enormi. Pensate principalmente per i titani di Attack on Titans. Come potete vedere, perfetto, fantastico. Per chi invece disponga ancora di mani di dimensioni diciamo adeguate, abbiamo la Falcon Ace HFX. Una tastiera piuttosto completa, stanno continuando a migliorare quello che è l'aspetto delle tastiere, sempre nell'offerta di ROG, su questo siamo molto d'accordo. Devo dire che inizia a suonare come dovrebbe. E questo è impressionante? Se pensate a 2-3 anni fa, è impressionante, ve lo dico io. In aggiunta abbiamo anche la possibilità di regolare aspetti come per esempio il polling rate direttamente sulla tastiera scorrendo il nostro dito, questo è un sensore touch. Doppia USB-C, se avete l'attacco a destra o a sinistra che vi viene più comodo potete utilizzarle alternativamente in maniera del tutto arbitraria, scegliete voi. Modalità 2.4, Bluetooth, cavo e tutto quello che vi possa servire. Parte di sotto detachable, ma soprattutto gli switch sono concorrenti ai
magnetici che abbiamo visto da Wuting negli ultimi anni, poi riportati anche da altre aziende, sono quelli che hanno la ricarica della corsa velocizzata, quindi per esempio non dovete scendere fino in fondo e risalire di un tot per avere il reset del tasto e poterlo riutilizzare. Potete impostare voi da software quanto vi serva e velocizzare quindi il processo di reset del tasto e migliorare le azioni in gioco. Oltretutto, questa piccola levetta che vedete qui serve effettivamente per attivare e disattivare questa modalità direttamente dalla tastiera in maniera analogica, senza dover ricorrere al software. Posso dire che non è chiaramente nel segmento delle tastiere custom, non c'entra niente con quelle tastiere, però ci stanno mettendo impegno e l'insieme delle caratteristiche inizia a essere invitante, perché cioè è invitante effettivamente, e il feeling è premium. Anche il tasto di accensione qua sopra è effettivamente molto bello, metallico col logo ROG. Personalmente non la trovo una cattiva tastiera, poi chiaramente saranno prezzo e quotidianità a renderla più utile o meno per una determinata fascia di persone, però la direzione è quella giusta. I keycaps possono sempre migliorare. Però avete conosciuto le ROG Delta? Bene, adesso preparatevi per le ROG Pelta. Non lo so, ditemelo voi nei commenti, ma io non so. Allora, praticamente sono delle cuffie di fascia medio-bassa, quindi una zona un pochettino più accessibile per tutti, che prendono le caratteristiche positive delle precedenti Delta e le portano appunto in una zona maggiormente economica. Di per sé il feeling è piuttosto premium. Provo subito addosso e vi dico: beh, l'isolamento dell'orecchio è buono, si sente che il padiglione è di un materiale leggermente meno premium rispetto a quello delle Delta che ho provato in precedenza, è un po' meno morbido, gli manca quella proprio dolcezza sull'orecchio, però decisamente sono comode. Sento la mia voce particolarmente isolata rispetto a quello che è il contesto esterno, nel senso è migliorata la situazione dell'audio nelle mie orecchie, e hanno anche il microfono ovviamente che si può rimuovere, con tanto di leddino che ci segnala ovviamente se il microfono sta funzionando o meno, che è una cosa piuttosto interessante. Siccome chiaramente con le nuove schede madri inizieremo tutti quanti ad approcciare l'ambito del Wi-Fi 7, questa è una piccola proposta di ROG, un semplice adattatore USB che ti permette di rendere qualsiasi PC compatibile direttamente col Wi-Fi 7. Se siete ancora fermi su schede madri che non lo supportino, potete aggiungere un prodotto del genere. Oltretutto l'estetica è veramente molto molto piacevole da vedere. Design ROG ci sta, con classico RGB. E oltretutto è compatibile anche con Mac, quindi se il vostro MacBook è rimasto indietro potete portarlo avanti così. E l'attacco è sia USB-A che USB-C. Per quanto riguarda sempre il Wi-Fi 7, Asus incrementa la propria offerta con una linea sia TAF che Asus Base. Semplicemente questi sono router di fascia finalmente un pochettino più bassa rispetto al ROG che abbiamo visto in precedenza come i Rapture, e permette l'accesso quindi ad una fetta di popolazione che magari non voglia spendere così tanto. Devo dire, se la sono cavata anche bene con l'estetica, perché alla fine sono tutti e tre molto normali, mentre il ROG, diciamo, è un po' impegnativo. Un po' impegnativo. E ovviamente poteva essere una Gamescom senza qualche mod? Il mese prossimo arriverà il nuovo gioco Space Marine 2 nell'universo di Warhammer, e questa è una mod a tema. Parte frontale che un pochettino ricorda il Fractal North, devo dire. Ma la parte interessante, oltre a questo design super figo con i graffi nel mesh, tutto quanto così, è decisamente la scheda video, che così vedete poco, ma così la vedete benissimo. È una collaborazione appunto per l'uscita del gioco, in questo caso con AMD. Effettivamente è una 7900 XTX ufficiale di Space Marine 2. Come potete vedere, linea TAF come base, ma tutte quante le iconografie, colori e richiami per quanto riguarda la parte imperiale, molto molto figa. Ci ricordano che ovviamente è una licenza ufficiale, come se insomma fosse necessario. Anche il supportino qui è a tema ovviamente, pronto all'uso, molto carino. Input output dorato, meraviglioso, madonna, questo è proprio un dettaglio piacevolissimo. E questa invece è la zona del backplate, come potete vedere sempre tema marine, molto 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 bello. Penso sia una delle custom esteticamente più riuscite, e oltretutto sono contento di vedere che sia AMD esattamente come quella di Avatar, perché solitamente si dedicano principalmente all'universo di Nvidia per queste collaborazioni, lasciando la casa rossa un po' fuori. Molto 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 figa, devo essere onesto. Si può solo vincere partecipando al concorso ufficiale di Asus, non si può comprare, ma invece, parlando di cose gratis, dovreste lasciare un like, un commento, un'iscrizione per supportare questa serie di video dal Gamescom. Immagino in realtà ce ne saranno soltanto uno o due in più. Per il resto ragazzi, abbiamo finalmente concluso il padiglione di Asus ROG. Fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito giù nei commenti, o quello che vorreste vedere provato o recensito in base alla situazione. Noi ci vediamo al prossimo video, dove state su More Than Tech. Salusa!